Quindi volevo farvi vedere, conoscere il professore Fabiani, che è stato peraltro da qualche giorno riconfermato presidente del nostro corso di studi in giurisprudenza. Vedete, non ci sono più le facoltà, sono stati assorbiti dai dipartimenti, i dipartimenti adesso sono dei mostri organizzativi che svolgono mille attività, si riuniscono spesso, anche troppo, parlano troppo, dicono troppe cose, e quindi i corsi di studi diventano un passaggio organizzativo, appunto, per quello che dicevo prima, è essenziale. Io direi di dividere rapidamente il nostro colloquio in due parti. Una parte che è quella di presentazione che ci farà Ernesto Fabiani come presidente del corso, delle cose che facciamo, di come le stiamo facendo, quali sono gli obiettivi che intendiamo raggiungere, che cosa è cambiato, sono cambiate alcune cose, soprattutto in questi ultimi tempi. E poi invece lo dedichiamo un po' agli studi giuridici in generale. Abbiamo molti dei nostri laureati qui oggi, ci sono alcuni ragazzi invece dei corsi della scuola. Io ho invitato i due istituti con cui abbiamo dei rapporti convenzionali, cioè con l'Istituto Telesia e con l'Istituto Garaffa Giustiniani di Cerreto Sanita. Ho pregato le rispettive presidi di informare i ragazzi dell'ultimo anno, come possibile, questa giorno anche un po' particolari per il terremoto, queste oscillazioni continue che impediscono ai ragazzi di essere concentrati e rimanere seduti in classe, quindi escono fuori, se ne vanno, quindi l'informativa diventa anche più complicata. Quindi la nostra esigenza però era quella di dare l'opportunità ai ragazzi di conoscere innanzitutto il professore Fabiani, di sapere di che cosa facciamo presso la facoltà di giurisprudenza, l'ex facoltà di giurisprudenza, il corso di studio, e soprattutto il nostro corso di studio, perché è un corso di studio che offre delle possibilità significative anche rispetto al mercato della competizione culturale con cui poi si trova a doversi confrontare. Quindi benvenuto nella Fondazione Cerreto di Romano a Ernesto, che è un amico per me, un caro amico, di averlo qui è anche un'occasione grandissima. E poi la seconda parte, dicevo, invece vorrei fargli qualche domanda, lui non lo sa, io gli faccio una domanda. Partirei, do due consigli ai ragazzi se vogliono iscrivere a giurisprudenza. Uno, di leggere il libricino, per quelli che si vogliono iscrivere, il libricino di Paolo Grossi nella prima lezione di diritto, se gli piace, so che la mia amica Cristina Ciancio partire da una scuola di destra, quella di Paolo Grossi, però sulla prima lezione ci possiamo arrivare. Anche sulla seconda, la terza. Possiamo arrivare insieme, c'è un Paolo Grossi, possiamo tranquillamente ritenere condiviso. E poi vi consiglio di leggere un libro particolarmente significativo, uscito di recente, di un docente di diritto romano, mi piace che non ci sia Ryan McClintock, che mi ha telefonato dicendo che appunto mancava per ragioni di necessità, ma Umberto Vincenti, un professore di diritto romano che insegna a Padova, ha scritto un libro molto interessante, un libricino della Donzelli, una bellissima casa editrice, che scrive queste piccole cose particolarmente significative, che si intitola Diritto e Menzogne. È un libro secondo me particolarmente utile per riflessioni come quelle che cerchiamo di fare oggi. L'ultima annotazione, però questa riguarda l'università, ma di questo libro non ne possiamo parlare, le domande pure le farei, ma riguarda proprio specificamente la vita accademica, è un libricino uscito di Pierluigi Celli, ex direttore generale, credo, di Roma, della LUIS, esattamente, bravo. Ex Confindustria, che ha scritto un libro che si intitola Alma Matrigna, e anche lì qualche riflessione sarebbe stato utile farle insieme, a tutti i miei figli. Alza un po' perché dobbiamo alzare anche Giovanni e Ciara. Giovanni, Giovanni, felice.
dico tutto. Il, come diceva Dottor, quindi possiamo cominciare. Breve presentazione del nostro corso, quello che facciamo, quali sono le caratteristiche, ci sono gli studenti, i nostri ex studenti, sono gli studenti attuali, quindi quelli che vogliono fare qualche domanda, anche provocatorio. Ernesto, qualche domanda la faccio pure io, provocatorio. Ernesto Fabiani, la possono cogliessero l'occasione, l'occasione giusta, soprattutto quelli che sono laureati da noi, che ormai vedono quelle prospettive che noi abbiamo promesso, non così concrete come noi le abbiamo in qualche modo prefigurate, quindi possono anche in questo momento contestarlo al nostro presidente, che ci sono anch'io, ci sono anche Cristina, quindi noi siamo qui per rispondere delle nostre azioni. Volevamo portare più rinforzi, ma non ci siamo riusciti. Allora, per strada un po' di... Un applauso di benvenuto al maestro. Innanzitutto sono io che ringrazio Felice per questo invito, primo perché mi fa piacere essere qui insieme a voi e poi mi fa piacere, direi forse a maggior ragione, non fare un intervento su quella che è la mia materia, insomma i ragazzi che si sono lavati da noi sanno che insegno diritto processuale civile, ma parlare sostanzialmente sanno benissimo. Questa, la prima domanda sarà sicuramente benissimo, io molto volentieri ti rispondo. E, scherzi a parte, mi fa piacere parlare del corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio, perché a parte fare il docente di diritto processuale civile, ormai credo che siano 7 anni che faccio il presidente del corso di laurea magistrale in giurisprudenza e vi confesso che mi sembrano 77 anni, nel senso che la considero con tutto l'affetto del mondo un incarico particolarmente pesante, nel senso che le difficoltà non mancano ovviamente, sapete, basta leggere i giornali, l'università sicuramente non attraversa un bellissimo periodo, quindi poi la nostra è una piccola università, quindi ha delle sue peculiari, diciamo, difficoltà, e quindi un corso di laurea insomma, in giurisprudenza in questo momento storico ha una serie di difficoltà indubbiamente da affrontare, quindi è una sfida importante, da tanti anni insomma, volentieri l'ho affrontata insieme a tutta una serie ad altri colleghi, quindi molto con piacere parlo, diciamo, di questo corso di laurea. Del resto, se mi sono ricandidato a presidente del corso di laurea, un po' incosciente sono, ma insomma non fino al punto da non rendermi conto delle difficoltà a cui vengo incontro. E quello che vi dirò chiaramente riguarda il corso di laurea magistrale in giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio, perché avendo più tempo forse una prima riflessione andrebbe fatta sul laurearsi in giurisprudenza in Italia, perché poi insomma basta leggere i giornali, forse i quotidiani. Qualche mese fa è uscito anche uno speciale sull'Espresso e giurisprudenza è tra i corsi di laurea più in crisi, cioè ha una flessione grosso modo del 30% degli iscritti, quindi c'è un disamoramento rispetto al corso di laurea in giurisprudenza, diciamo, giurisprudenza rispetto ad altre. Quindi sarebbe interessante fare una riflessione anzitutto su questo disamoramento, anche perché insomma a me piacciono molto gli studi giuridici, quindi una riflessione sul punto, però non è questa il momento e la sede per farlo. Quindi ci muoviamo, però questo è un primo dato importante, in una logica di flessione, quindi tanto per segnalare difficoltà, di flessione degli iscritti ai corsi di laurea magistrale in giurisprudenza. Noi quest'anno abbiamo invertito il trend per la prima volta, quindi questa è la cosa che mi piace dire, anche noi, diciamo, negli anni scorsi abbiamo perso iscritti, questo è il primo anno che guadagniamo iscritti, quindi forse qualcosa sostanzialmente di buono l'abbiamo fatto e iniziamo a raccogliere i risultati. Molti vengono dalla Valle dei Resini, infatti. Lo dico veramente con orgoglio, perché in un trend nazionale dove giurisprudenza perde il 30%, noi siamo invece acquistiamo studenti, significa che effettivamente qualcosa di importante lo stiamo facendo. Cosa stiamo facendo? Ecco, qui la premessa a livello metodologico che vorrei fare è questa. Chiaramente io potrei raccontarvi tante belle cose su quello che facciamo a giurisprudenza e fare tante chiacchiere, però questo credo che almeno è poco serio in generale, non appartiene al mio modo di essere, nel senso che a questo punto convincervi della bontà di quello che facciamo sarebbe legato a quanto io sono bravo a convincervi, a quello che vi racconto. Quindi la premessa metodologica è che noi da 2 anni sostanzialmente facciamo questo, cioè un report, lì sul tavolo avete i report dello scorso anno, questo è il report di quest'anno, quindi ci siamo riproposti, io qui ne lascio 2 copie, chiunque fosse interessato vi facciamo avere altre copie. Perché dico a livello? Perché mi sembra una scelta molto seria, nel senso poche chiacchiere e guardiamo i fatti, cioè in fondo se io voglio conoscere
la portata di un corso di laurea, io voglio sapere in quest'anno questo corso di laurea che cosa ha fatto. Il report, lo spirito del report sostanzialmente è questo. Lo spirito è, per intendersi, al di là di quella anno per anno di una presentazione del presidente del corso di laurea, c'è una prima sezione dedicata ai docenti del corso di laurea, quindi vorrei sapere chi sono i docenti di questo corso di laurea, cosa fanno, se hanno pubblicato in questi anni, se non hanno pubblicato, perché un docente deve essere un buon docente per l'attenzione alla didattica, ma nei nostri compiti c'è anche il fare attività di ricerca, quindi io la prima cosa che voglio sapere è se i docenti del corso di laurea fanno o non fanno ricerca, quanta ricerca sostanzialmente fanno. Quindi c'è prima, una prima sezione dedicata ai singoli docenti del corso di laurea. Noi sappiamo in quest'anno cosa hanno pubblicato, se hanno pubblicato qualcosa, non hanno pubblicato. E poi c'è delle pagine dedicate anno per anno a singoli corsi, singoli insegnamenti del corso di laurea. C'è un elenco dettagliato di tutti gli accordi di mobilità internazionale, quindi di anno in anno vediamo se abbiamo fatto dei nuovi accordi, se sì, se no, quali accordi, con quali università. E c'è un elenco di tutte le iniziative a livello seminariale che sono state svolte, cioè quanto è attivo in fondo questo corso di laurea, quante iniziative quest'anno ci sono state, un solo seminario, 10 seminari, 20 seminari, 30 seminari, su che argomenti, cioè quanto è vivo in qualche modo questo corso di laurea. E poi c'è un'ultima sezione che abbiamo introdotto quest'anno, che secondo me è particolarmente significativa, dove ci sono, vedete, queste metà volti degli studenti, e praticamente raccontiamo proprio in breve, non dico la storia, ma sono dei nostri studenti che si sono inseriti nel mondo del lavoro, no? Ora cercherò di toccare un po' tutti questi punti, però la prima cosa che mi preme è questa, cioè noi ci mettiamo in discussione, cioè con questo report ci mettiamo in discussione, perché noi il primo dato, la prova di orientamento ogni anno, è dico io non voglio farvi tanto un discorso, ma ad ogni studente che si iscrive a giurisprudenza distribuiamo uno di questi report, perché è il modo migliore per farsi conoscere chi siamo, cosa abbiamo fatto quest'anno. E ripeto, anche di mettersi in discussione, perché se noi quest'anno non facciamo nulla, in questo report risulterà. Cioè, mi sembra a livello di metodo un modo molto serio per affrontare la questione, diciamo così. Andiamo per punti a questo punto in relazione a questo corso di laurea. Io direi il primo dato, e qui passatemi, insomma, immagino. Diciamo così, fatemi fare un po' anche il presidente del corso di laurea, un po' di campagna acquisti, diciamo, degli studenti, no? E quindi, per quale motivo io dovrei iscrivermi a un corso di laurea magistrale in giurisprudenza all'Unisagno e non in un'altra università? Cioè, quindi, quali sono le peculiarità, i punti di forza di questo corso di laurea? E io direi, per punti, innanzitutto guardiamo i docenti, no? Chi sono questi docenti, cosa fanno? Cioè, io la prima cosa che... ponendomi nella logica, mai dovessi stabilire se mandare mio figlio a una determinata università o un'altra università, mi chiederei anzitutto: questo corso di laurea ha dei docenti validi? E questo, e veniamo qui al discorso del report, primo dato. Io qui riesco a vedere anzitutto quali sono questi docenti, che competenze hanno. Cioè, chiaramente se mi trovo un docente che ha una sfilza di pubblicazioni, una serie di indicazioni, ho una certa impressione. Se mi trovo un docente che mai non ha pubblicato nulla, ho un'indicazione diversa. Anche qui però non sensazioni, parlando di dati concreti, ormai esiste a livello nazionale un'agenzia che in qualche modo deve valutare l'attività di ricerca dei singoli docenti, quindi portando dei dati concreti, la qualità della ricerca certificata a livello nazionale dell'Università degli Studi del Sannio ci dice, rapporto finale Ambur del 30 giugno del 2013, che l'Università degli Studi del Sannio è al primo posto delle università statali campane. Quindi se guarda le università statali in Campania, noi ci siamo collocati come qualità della ricerca al primo posto. E a livello nazionale siamo al decimo posto sulle 29 piccole strutture, perché le università sono state divise in relazione anche alla dimensione. Quindi mi pare che non abbiamo fatto male. Quindi se io dico, anche qui, non chiacchiere ma dati, e i risultati di questo primo rapporto di quest'anno mi dicono che i docenti del corso di laurea, ma dell'Unisagno in generale, ma anche del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, sono dei docenti che hanno un buon livello a livello di qualità della ricerca.
degli esempi sull'ultimo anno, anche questi docenti hanno avuto qualche riconoscimento, i docenti nell'ultimo anno, in particolare Felice ricordava Glaia, che oggi non c'è, ha avuto un riconoscimento importante, questo premio speciale Furio Diaz della Fondazione, assegnato all'opera prima romanistica, quindi il nostro docente ha avuto un riconoscimento particolarmente significativo quest'anno, e anche questo lo leggiamo qui. I nostri studenti hanno avuto qualche riconoscimento particolarmente significativo, perché per vedere se il corso di laurea funziona non posso guardare solo i docenti, poi vedremo se gli studenti ottengono dei risultati importanti. Abbiamo una nostra studente ha avuto il premio Marco Biaggi nel 2013 per una tesi di diritto di lavoro, cioè a livello nazionale ha avuto il primo premio. Non mi sembra sinceramente una cosa da poco, significa che abbiamo avuto un risultato importante anche qui. Il corso di laurea ha avuto qualche riconoscimento importante anche qui quest'anno. Dopo una severa selezione a livello internazionale, la Commissione europea ha assegnato solo a noi l'organizzazione del corso di perfezionamento gratuito Jean Monnet sulla cittadinanza europea, quindi siamo l'unica università che ha questo corso gratuito, superando una selezione a livello internazionale, quindi rispetto a non so quante università partecipavano, ma erano veramente tante. Quindi andando a guardare anche ai riconoscimenti, mi pare che dei dati significativi ce li abbiamo. Offerta didattica, perché una volta guardo se i docenti, diciamo, sono dei docenti che scientificamente mi convincono, poi devo guardare l'offerta didattica di questo corso di laurea, se mi convince questa offerta didattica. Qui direi su cosa ragioniamo, poi in questo report, nell'ultima pagina, c'è indicata anche l'offerta didattica di giurisprudenza. Allora, di ogni corso di laurea in giurisprudenza c'è un nucleo, un nocciolo essenziale dove c'è poco da discutere, no? Va fatta procedura civile, ahimè, va fatta procedura penale, va fatto diritto privato, quindi ci sono degli insegnamenti obbligatori dove c'è un margine di scelta molto ridotto che hanno i singoli corsi di laurea. Possono appostare più o meno crediti, diciamo in senso tecnico, su alcuni corsi all'interno di una forbice predeterminata comunque dal legislatore. Quindi se io voglio valutare in modo serio, diciamo, l'offerta di un determinato corso di laurea, io direi devo guardare alle peculiarità, cioè ha un valore aggiunto sostanzialmente questo corso di laurea, al di là del percorso obbligatorio che in fondo è grosso modo uguale per tutti i corsi di laurea in giurisprudenza, c'ha un valore aggiunto? Ecco, io qui direi, noi abbiamo un corso in lingua che è Contracts, e quindi questo è un segnale secondo me importante. Siamo l'unico corso di laurea magistrale in giurisprudenza in tutta Italia che ha un corso di diritto e letteratura, dove avrei piacere se poi il professor Casucci, che tiene questo corso da alcuni anni, spendesse due parole, perché questa è un'altra peculiarità importante che abbiamo. E poi ci tengo, ci sono molto affezionato, abbiamo un corso di teoria e pratica del processo civile in ambienti simulati, che è un corso che tengo io, che è un corso che vuole dare spazio ad una metodologia didattica direi nuova, ma nuova non è corretto, qui il discorso sarebbe molto lungo. Le nostre università, nel senso come università italiane, sono molto legate a livello di metodologia didattica all'insegnamento tradizionale, nel senso il docente sta dietro la cattedra, gli studenti ascoltano, prendono appunti, poi arrivano a casa, guardano il libro, ripetono gli appunti. Ci sono dei altri contesti, diciamo, anche a livello diversi, diciamo, da quello italiano, dove c'è molta più attenzione ad una metodologia didattica, potremmo dire con un'espressione secondo me molto significativa, l'apprendere facendo, cioè sostanzialmente i ragazzi provano a fare qualcosa, sostanzialmente ed imparano a fare qualcosa, e hanno giuridicamente, dal punto di vista tecnico-giuridico, molta maggiore attenzione al singolo caso concreto, la fattispecie. Cioè, una cosa è che io vi racconto un determinato istituto e ve lo descrivo, una cosa è che vi porto una singola fattispecie, un caso, e dalla fattispecie risalgo sostanzialmente all'istituto. Probabilmente ognuna delle due metodologie presa a sé ha un deficit. L'ideale è cercare di coniugare entrambi questi. È quello che, diciamo, sono da anni che io ci provo, nel senso che al di là dei corsi tradizionali, il diritto processuale civile, dove il professor Fabiani, io ho assistito a predica da dietro la cattedra e i ragazzi ascoltano, abbiamo anche questo corso a scelta di teoria e pratica del processo civile in ambienti simulati, dove cosa facciamo? I ragazzi sostanzialmente, dopo aver studiato tanta teoria, fanno un po' di pratica, cioè io do loro un caso concreto, i ragazzi vengono divisi in squadre, una squadra fa l'attore per intendersi, un'altra squadra fa il convenuto, un altro fa il terzo chiamato, e ciascuna di queste squadre redige degli atti processuali, quindi per la prima volta sostanzialmente i ragazzi imparano
una dimensione applicativa del diritto, non più teoria. Cioè, prima hanno studiato cos'è un atto di citazione, che è l'atto introduttivo del processo a cognizione piena, poi lo provano a fare. L'esperienza, secondo me, è straordinaria e dà dei risultati grandiosi, anzitutto perché un po' di competitività tra i ragazzi crea degli stimoli particolarmente significativi, e poi perché i ragazzi stessi, una cosa è leggerlo sul libro, una cosa è provare a farlo là. Ed è una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto per i ragazzi che si sono laureati con me, è un'email che mi ha mandato, una lettera, un ragazzo che è inseritosi in uno studio legale con grossa sorpresa sostanzialmente da parte del legale che lo seguiva. Insomma, il ragazzo già sapeva scrivere degli atti processuali, già sapeva consultare delle banche dati, cioè stava per intendersi avanti anni luce. Cioè, l'avvocato che si vede arrivare un ragazzo che non ha mai visto un atto processuale, non ha mai visto un'udienza. Calcolate che i ragazzi in questo corso fanno un'udienza con un vero giudice, perché poi il dato è in collaborazione con l'Università di Salerno, dove ci sono degli informatici che sono molto bravi nelle simulazioni, è stato anche elaborato un software a livello sperimentale che consente a me di interagire con i ragazzi a distanza. Quindi noi facciamo la simulazione in concreto, creando un vero fascicolo processuale dove i ragazzi predispongono gli atti e si costituiscono in giudizio, come nella realtà, come fosse un vero processo. E parallelamente, con questo sistema informatico, a distanza i ragazzi possono caricare degli atti sulla piattaforma, fare delle ricerche a livello di banca dati. Questo corso io ne sono molto orgoglioso perché ha avuto cito un articolo anni fa sostanzialmente su Wired, che era sulle eccellenze nella scuola e nell'università, dove indicava sostanzialmente tra queste eccellenze anche questo corso. E poi anche a livello europeo, anni fa sostanzialmente, nel National Policy Report dell'Agenzia dell'Unione Europea, questo corso è stato citato quale esempio nell'uso didattico delle nuove tecnologie. Quindi è una grossa soddisfazione, che non l'abbiamo fatto con grandissimi fondi, perché grandissimi fondi non ce l'abbiamo, con dei risultati importanti, perché se una rivista come Wired dedica attenzione ad un corso di questo tipo nelle eccellenze dell'università, forse un motivo ci sarà. Se l'agenzia europea, che fa delle valutazioni anche molto attente, inserisce questo corso che facciamo, forse qualcosa di... Però direi che il risultato più importante, il riscontro più importante sul punto lo danno sempre i ragazzi. Quindi qui sarebbe stato bello avere qualcuno insomma di loro, se ci sarà magari occasione. Quindi devo l'offerta didattica, io l'offerta didattica, dico, ci abbiamo delle peculiarità importanti come corso di laurea in giurisprudenza, perché se guardo questo corso di lingua, se guardo diritto in letteratura, se guardo, siamo l'unica università in Italia ad avere questo corso di teoria e pratica del processo civile in ambienti simulati, quindi non mi sembra poco. Organizzazione didattica, anche qui io potrei dire, ho un'offerta didattica straordinaria, ma magari la mia organizzazione didattica è particolarmente penalizzante per gli studenti. Qui è chiaro, gli studenti sono nel corso di sempre più appelli, sempre più sedute, però mi pare che anche come organizzazione didattica è un'organizzazione che si adatta in modo soddisfacente alle esigenze dello studente. Noi abbiamo 7 appelli, cioè sessioni di esame, e abbiamo delle sedute di laurea ogni mese. È chiaro che per uno studente questo è un dato particolarmente significativo. Quando per esempio stavo io all'università non se ne parlava proprio di avere delle sedute di laurea ogni mese, insomma. Tant'è vero che ogni tanto mi fa sorridere, i nostri studenti, se perdono la seduta di laurea di quel mese, sembra una cosa devastante. Al suo tempo c'erano 3 sedute di laurea, se andava bene in un anno, quindi tanto per dire la prospettiva come sostanzialmente è cambiata. Però è un dato anche questo significativo di quanto può essere attenta l'organizzazione alle esigenze dello studente. Il rapporto docenti-studenti, mettiamo in contatto queste realtà, com'è questo rapporto? Il rapporto docenti-studenti credo che nel nostro corso di laurea è particolarmente premiante per gli studenti, perché non abbiamo numeri altissimi, chiaramente anche noi inseguiamo un aumento degli iscritti, perché non possiamo non farlo in questo contesto storico, però se guardiamo la proporzione tra il numero di docenti e il numero di iscritti, il rapporto è particolarmente premiante sostanzialmente per lo studente, cioè non siamo il corso di laurea dove per intendersi lo studente ha difficoltà a parlare col docente, a trovare il docente, non sa neanche bene chi è il docente, non abbiamo questi grossi numeri, e questo secondo me
e poi ha dei risultati molto molto importanti a livello di orientamento, che è l'altro passaggio che volevo fare. Quando si parla di orientamento, tendenzialmente in un corso di laurea si parla di orientamento in entrata, cioè il ragazzo che entra nel corso di laurea, di orientamento in itinere, lo seguiamo durante tutto il percorso di studi, e orientamento in uscita, perché poi noi dobbiamo agevolare anche l'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi il discorso sarebbe molto lungo, però alcuni flash. Orientamento in entrata, qui forse è il dato dove si vede di più quanto può essere premiante un rapporto docente-studente, come dire, a favore dello studente. Cioè, se il numero di iscritti non è particolarmente elevato, è chiaro che io riesco a seguire in ingresso lo studente con particolari attenzioni, e soprattutto, attenzione, lo studente non ha, molte volte il passaggio dalla scuola all'università non è facile. In parte non è facile perché cambia la metodologia di studio, cambiano una serie di cose, ma anche il contesto non aiuta, perché una cosa è trovarmi in una classe di 30 persone e ho un rapporto col docente di un certo tipo, una cosa è entrare in un'aula dove io non so neanche sostanzialmente qual è. Quindi avere da questo punto di vista una dimensione, passatemi il termine, più umana, agevola molto sostanzialmente l'ingresso dello studente, cioè il salto tra la scuola sostanzialmente e l'università, perché a livello di contesto lui trova una realtà non molto diversa, passatemi così il termine, rispetto alla scuola, perché non si troverà l'aula con, non so, 3.000 persone dove non sa neanche che cosa è successo, ma si troverà un contesto molto più, diciamo, a dimensione umana, passato il termine, e soprattutto potrà essere seguito, avrà la possibilità di parlare con docente con una certa facilità, di essere seguito se ha delle difficoltà, di fargliele presenti, eccetera, eccetera. Lo stesso chiaramente nell'ambito dell'orientamento in itinere, perché poi lo studente, una volta che è iscritto al corso di laurea, può incontrare una serie di difficoltà, quindi queste difficoltà deve avere un interlocutore col quale potersi confrontare e cercare di trovare una possibile soluzione. Se io ho dei numeri di un certo tipo, questo discorso lo posso fare; se ho dei numeri molto più elevati, è molto più difficile che sia realizzabile una prospettiva di questo tipo. E infine l'orientamento in uscita, che non è sicuramente il meno importante, perché vi rendete conto che nel momento storico in cui ci troviamo, se io riesco a far entrare nel mondo del lavoro un ragazzo, faccio una cosa di straordinaria importanza. Qui, quello su cui io il discorso anche qui sarebbe molto lungo, i tirocini sono un dato molto importante per noi. Noi abbiamo come corso di laurea dei tirocini particolarmente, sì, li abbiamo avuti, alcuni li abbiamo ancora, altri li riattiveremo. Faccio soltanto due esempi. Queste work experience che si sono avute presso il Tribunale di Avellino e di Benevento. Noi da tantissimi anni sostanzialmente con i tribunali abbiamo attivato delle convenzioni per effettuare dei tirocini presso i tribunali. Questo è un dato molto importante, perché consente ai ragazzi un minimo di avere una visione della dimensione anche qui applicativa del diritto, di entrare in contatto con il mondo del lavoro, di inserirsi, anche il fatto di fare pratica in uno studio legale diventa molto più facile. E soprattutto si innesta anche un meccanismo corretto, perché avendo la convenzione, facciamo noi una selezione degli studenti più meritevoli, cerchiamo di aiutarli noi a inserirsi negli studi notarili, negli studi legali o direttamente in tribunale, dove abbiamo la convenzione con il tribunale. Abbiamo una convenzione anche di cui vado anche direi orgoglioso: siamo l'unica corso di laurea ad avere una convenzione col Consiglio Nazionale del Notariato, l'Ufficio Studi e il Consiglio Nazionale del Notariato, che è un ufficio studi particolarmente prestigioso. Attualmente ci sono due nostri ragazzi che stanno facendo uno stage, altri due ragazzi lo hanno già fatto, uno di questi ragazzi ha avuto poi un contratto e adesso lavora presso l'Ufficio Studi e il Consiglio Nazionale del Notariato. Questa è un'esperienza particolarmente qualificante, anche perché tra l'altro sono tirocini a pagamento, quindi non solo si crea un'importante opportunità di lavoro, ma il ragazzo, per intendersi, è particolarmente meritevole e riesce a fare un tirocinio di 3 mesi, di 6 mesi sostanzialmente, in una realtà particolarmente qualificante. Se poi riesce a rimanere in quel contesto, è un risultato straordinario; anche se non riesce a rimanere in quel contesto, diciamo che a livello di curriculum fa un passaggio importante. Cioè, trovare poi uno studio di notarile su cui inserirsi, avere le prime pubblicazioni, perché qui i ragazzi partecipano a tutte le commissioni studi del Consiglio Nazionale, commissioni studi civilistici, commissioni studi di impresa, quindi possono partecipare ai lavori e fare le loro prime pubblicazioni.
quindi credo che questo sia a titolo esemplificativo un dato particolarmente importante. Comunicazione è importante anche qui, è un dato da non sottovalutare, questo direi scontato nell'epoca in cui ci troviamo. Noi sulla comunicazione abbiamo cercato di, negli ultimi anni, di battere parecchio, in particolare il sito è stato implementato con una serie di funzionalità, è un sito interattivo che consente ai ragazzi di avere una serie di informazioni in tempo reale se si registrano sul cellulare, sui seminari e su una serie di novità che possono interessarli, quindi è una funzionalità importante. E poi abbiamo aperto da più di un anno, abbiamo qui la responsabile, una pagina Facebook del corso di laurea magistrale di giurisprudenza, che anche quello è un modo per colloquiare con i ragazzi. Del resto, se vogliamo avvicinarci ai ragazzi, dobbiamo cercare di utilizzare il loro linguaggio, non il nostro sostanzialmente linguaggio. Questa pagina ha avuto in un anno direi un successo straordinario, perché il numero di accessi è stato, come dire, dei cosiddetti amici, è sempre aumentato di più. È stato anche uno strumento per veicolare nuove iniziative, notizie sui singoli docenti, i ragazzi hanno fatto presente una serie di situazioni, una serie di... quindi questo secondo me è stato un passaggio importante, ci stiamo lavorando e penso che i risultati sono già importanti e saranno ancora più importanti nel corso del tempo, perché già poter anche su questo incontro dar notizia che si è svolto questo incontro ai ragazzi, contenuti di questo incontro, oppure il nostro docente riceve un premio, fa una relazione in un determinato contesto e postiamo l'articolo di giornale, sono una serie di, cioè si è innestato veramente, agevola moltissimo il colloquio con i ragazzi, questo veramente lo strumento e si è rivelato di un'importanza secondo me straordinaria. Internazionalizzazione, che è una, anche qui è un passaggio fondamentale, no? Dedicare per un corso di laurea il dovuto spazio, la dovuta attenzione alla dimensione internazionale. Anche qui potremmo fare tante chiacchiere, porto dei fatti, cioè che cosa abbiamo fatto noi per cercare di... 2012-2013, 8 nuovi accordi di collaborazione con università straniere di diversi paesi, li trovate indicate anche queste in questo report, università molto prestigiose, quindi in quest'anno abbiamo fatto 8 nuovi accordi con altre università. Anche qui classifica Vision del 2012, anche qui ci sono a livello nazionale delle valutazioni che vengono effettuate, siamo risultati nel 2012 il primo Ateneo dell'Italia meridionale per l'internazionalizzazione. Questo mi sembra un risultato particolarmente importante. E mi piace anche ricordare, perché si è avuto di recente, abbiamo conferito la laurea honoris causa al Presidente del Tribunale dell'Unione Europea, Mastiega. Anche questo mi sembra un dato non da poco, sostanzialmente, per una... un piccolo corso di laurea che è un personaggio così importante, nel senso che ci ha dedicato ancora negli ultimi anni particolare attenzione, è venuto da noi due volte, ha tenuto delle relazioni, ha partecipato a dei seminari ed è stato contentissimo di ricevere da noi questa laurea honoris causa. Cioè, stiamo parlando di un personaggio di un certo spessore, quindi non gli mancavano certo le università che potevano in qualche modo, diciamo, coccolarselo. E ne abbiamo una programmata in breve. Ne abbiamo, questo ci arriva in fondo sostanzialmente sulle prospettive, poi dobbiamo dire che cosa faremo, perché non è solo quello che abbiamo fatto. E struttura, perché poi anche quella sostanzialmente non è da sottovalutare, quindi ci potete essere bravissimi sostanzialmente, avere un'offerta straordinaria, ma poi non c'avete le aule, oppure avete delle aule fatiscenti. Anche qui devo dire che nell'ultimo anno si sono verificate, cioè il plesso dove noi teniamo lezione è stato interamente ristrutturato, qui abbiamo il direttore, quindi meglio di lui, e interamente ristrutturato, quindi forse diciamo esteticamente dall'esterno non si presenterà mai bene, non abbiamo una sede storica, però scherzi a parte, le aule a questo punto sono state totalmente ristrutturate, quindi a livello di funzionalità i laboratori sono stati integralmente ristrutturati sia a livello di mura sia a livello di computer, quindi questo è un dato molto importante evidentemente. E di questi giorni notizia, una nuova sala della biblioteca con 74 posti, stanno terminando i lavori della sala lì sostanzialmente, quindi un'attenzione anche agli spazi per gli studenti, perché sono da noi sempre stati un po' sacrificati sui piani con questi spazi,
il minimo che si è riuscito a fare sostanzialmente adesso è di adibire questa sala, che era quella dove ci riuniamo noi, a sala biblioteca. Come è finito i lavori in questi giorni, ci sono 74 postazioni. Quindi nuovi laboratori, nuova sala della biblioteca e immobile completamente ristrutturato con... prospettive, ultimo passaggio, cosa abbiamo in programma di fare ancora? Perché sostanzialmente anche qui dice avete fatto tutto questo, ma ora ancora sicuramente non è che manchino le cose sostanzialmente da fare, non è che non ci siano le cose che non vanno e che non vadano sistemate. Diciamo, a livello di eventi tra i più significativi possiamo dire questo: l'ultima seduta del consiglio di corso di laurea, il consiglio ha proposto al dipartimento di conferire la laurea honoris causa a Bill de Blasio, quindi all'attuale sindaco di New York. Chiaramente il sindaco è già stato sentito, contattato, è contentissimo di ricevere questa laurea honoris causa in giurisprudenza. Che è originario di queste zone. Esatto, originario di queste zone, anche qui, insomma, sai, anche la partita alla corsa, gliela do io, gliela do tu, non faccio prima io, sostanzialmente. Quindi siamo molto contenti di poterlo fare noi, che lui sia contento sostanzialmente di riceverla da noi. Vedremo anzitutto di seguire poi tutti i passaggi in ministero, perché questo non lo decidiamo solo noi, di affrontare la pratica, e poi vedremo come gestire questo evento mediatico, che evidentemente, insomma, non sarà una cosa da poco, insomma, perché stiamo parlando di un personaggio. E poi è in itinere anche la realizzazione di un doppio titolo con l'università spagnola, sempre anche questo è un passaggio particolarmente significativo, e cioè un percorso a questo punto di studio che possa essere condotto in parte da noi, in parte presso questa università, con un doppio titolo che sia in Italia che in Spagna di laurea in giurisprudenza. Tra l'altro questo sarà un dato che credo sarà considerato particolarmente interessante per gli studenti, perché come sai in Spagna c'è una disciplina particolare poi per l'esame di abilitazione delle professioni legali, quindi questo diventerebbe un triplo titolo, non un doppio titolo sostanzialmente. E abbiamo approvato nell'ultima seduta del consiglio di corso di laurea il nuovo RAD, cioè le modifiche dell'offerta didattica, quindi abbiamo apportato delle prime modifiche a questa offerta, ahimè nella logica della sostenibilità, perché ci piacerebbe fare tante bellissime cose, ma come meglio, ognuno deve fare i conti con quello che può fare, quindi in base a quello che possiamo fare abbiamo cercato di effettuare una serie di modifiche e di correttivi per rendere questa offerta formativa ancora più funzionale, più efficace, più attenta. E sono in atto la stipulazione di nuove convenzioni. Anche qui è cambiata la normativa a livello nazionale prevede ormai che questi tirocini debbano essere necessariamente retribuiti. Qui la logica è chiaro, sarebbe bellissimo perché per gli studenti è molto meglio se sono pagati anziché non sono pagati, però in questo momento storico non è facilissimo trovare degli interlocutori che siano disponibili a dare dei tirocini a pagamento, quindi questa modifica normativa si è un po' rivelata un'arma a doppio taglio, perché molti dei tirocini che noi avevamo sono saltati, perché i soggetti che erano disponibili a fare un tirocinio senza erogare delle somme ora non lo possono fare. Quindi è vero che l'ideale è avere il ragazzo che fa il tirocinio e viene pagato, però il rischio, ora ci stiamo molto dando da fare, è che a questo punto non diamo la possibilità al ragazzo di farlo proprio il tirocinio. E non ci dobbiamo dimenticare che il dato più importante del tirocinio è l'esperienza professionale, impadronirsi di determinate come dire, abilità e cercare di inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi ci siamo dati da fare, la convenzione col Consiglio Nazionale rimarrà attiva, del Consiglio Nazionale del Notariato, e abbiamo già avuto sostanzialmente una delibera favorevole dal Consiglio Notarile di Benevento, in modo tale da poter fare degli stage presso gli studi notarili, anche questi a pagamento, con una selezione degli studenti, dove i migliori potranno accedere negli studi notarili. Stiamo cercando di vedere se riusciamo a fare anche qualcosa con gli avvocati, e speriamo di riuscire ad avere anche di poter replicare questa esperienza delle work experience presso il tribunale, perché qui era a livello regionale praticamente avevamo vinto un bando, quindi siamo riusciti a consentire a un numero particolarmente significativo di nostri studenti di accedere
al tribunale di fare questi tirocini a pagamento, avendo vinto sostanzialmente questo tipo, avendo superato questo tipo di procedura. Quindi anche qui speriamo che a livello regionale venga replicato il bando e cercheremo di riuscire ad ottenere anche da questo punto di vista un risultato. Ultimo passaggio, abbiamo attivato tutti i dovuti contatti per cercare di avere la scuola forense. Noi anni fa abbiamo fatto un'istanza al Ministero, purtroppo le scuole sono tante e quindi il Ministero ci ha detto sostanzialmente: voi la scuola forense al momento non la potete fare perché le scuole che ci sono già a livello nazionale sono troppe, nel senso che il numero di posti a disposizione non sono coperti, e quindi il Ministero ci ha detto: se volete avere una scuola forense vi dovete consorziare con un'altra università. Quindi abbiamo individuato un possibile partner e già la prossima settimana incontrerò il direttore per l'Università degli Studi di Foggia, che è il direttore, fortuna vuole, che è un collega, Gianpaolo Impagnatiello, che anni fa ha insegnato procedura civile da noi, quindi diciamo, avremo terreno sostanzialmente fertile per poter ripresentare quanto prima l'istanza al Ministero e poter avere una scuola forense a Benevento, seppur consorziata con Foggia. Diciamo solo brevemente, la scuola forense è uno strumento di accesso alle attività professionali, ha una rilevanza per noi, i ragazzi si vanno da noi, poi si costringono in altre università, in altre università a fare questa scuola forense. Quindi essendo una porta d'ingresso alla vita professionale, ovviamente nelle diverse versioni in cui la vita professionale si può immaginare, è chiaro che è importante che l'abbiamo dato il vettore, si è battuto in passato anche per questo, quindi ci è stato molto vicino anche in questa prospettiva. Quindi io credo che le cose che ci abbia detto Ernesto siano chiare, soprattutto per gli studenti che si vogliono avvicinare alla corso di laurea di giurisprudenza. Io la chiamo pure facoltà perché sono affezionato, sono cresciuto in una facoltà, quindi mi ritengo. Io chiamo il corso di laurea classe, perché sono sempre la classe. Tu sei più abituato a fare il presidente, io sono ancora abituato a fare lo studente. E devo dire che abbiamo proprio meno di 10 minuti, però io due cose vi chiederei a Ernesto, due cose importanti. Secondo me l'esigenza maggiore di uno studente che si iscrive all'Università del Sannio o che si laurea all'Università del Sannio è l'affidabilità delle persone a cui si affida. Una cosa è affidarsi, un'altra cosa è affidarsi a persone affidate. E questo è un tema abbastanza impietoso, perché noi abbiamo molti docenti giovani. I docenti giovani sono un'opportunità, perché c'è una maggiore vicinanza di età, quindi c'è l'opportunità di dialogare, e soprattutto questi nuovi strumenti di cui ci parlava Ernesto, però sono a volte anche dei pericoli. Il docente giovane è un docente che ha una minore attenzione e sensibilità nei confronti degli studenti per tutta una serie di ragioni, perché si sente che ha avuto un riscatto sociale dalla sua condizione di vestazione studentesca e quindi assume un atteggiamento a volte di difficoltà agli studenti. Noi una cosa che cerchiamo di fare, Ernesto gliene do pienamente atto, anche se il suo esame è un esame, non solo l'esame più complesso del nostro corso di laurea, ma è di tutti i corsi, quando ho fatto io giurisprudenza all'università, di procedura civile è stato l'esame, l'unico esame che ce l'avevo con Giovanni Verde, che poi era il mio grande amico, che è stato il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, un grande docente di diritto processuale civile. E Gianni, quando io l'ho conosciuto, era lui il professor Verbo, ovviamente aveva un esame durissimo. Durissimo, aveva degli studenti, dei docenti, degli assistenti che facevano un esame durissimo, io lo feci con Oriani, poi la seconda parte, che è il professor Oriani, anche lui faceva un esame durissimo, e quindi chiaramente da un lato è vicino a una disciplina che non conosci bene, perché è una disciplina che ha forti valenze pratiche e tu non le riesci proprio a capire. Non riesci neanche a capire quando inizi a studiare che cos'è l'attore, pensi che l'attore è professore, fare questo sancino, quindi che è l'attore? Il convenuto, la comparsa, la citazione, ma che sì, sì. Ma comunque già vivi una condizione totalmente torsiva rispetto alla situazione fisica. Ma in più poi ovviamente hai un rigore particolare dei docenti, che devo dire, i processualisti civili, a differenza di quelli penali, sono sempre stati particolarmente rigorosi anche negli esami. E per fortuna, diciamo, per fortuna, che questo premia il merito, ovviamente. Una cosa è essere rigorosi nell'esame, perché deve essere premiato il merito, un'altra cosa invece è assumere degli atteggiamenti che a volte possono essere controproducenti. Siccome non è tutto oro quello che luce, dobbiamo anche dire, cioè, ci sono delle problematicità da questo punto di vista, su cui Ernesto Fabiani da tempo, per la verità, non sempre con un successo che meriterebbe
che avvenga, si batte per consentire ai ragazzi di realizzare un risultato che sia non solo quello di superare l'esame, superarlo con soddisfazione, ma di avere un interlocutore affidabile a cui riferirsi. Credo che questo, io lo aggiungo, in realtà non era una domanda, non aggiungo io, ma credo, non so se tu vuoi su questo argomento aggiungere qualcosa. Il tema deontologico per noi è abbastanza significativo. Il tema deontologico significa grande amicizia, grande disponibilità, i miei studenti lo sanno benissimo. Con gli studenti però ognuno poi deve fare il suo ruolo, andiamo a cena, usciamo insieme, vogliamo andare a giocare a pallone, facciamo quello che volete voi, però purché poi ognuno faccia il suo compito, cioè io gioco poco, a quello tutti più di me, però diciamo che al di là di questi esercizi ginnici che sono miei poco idonei, sul DAP invece la cena sono più disponibili, tutte le cose che diciamo che il meccanismo è però rispettiamo i ruoli di ciascuno. Avviciniamoci, parliamoci, ci confrontiamo e avviciniamo il qualcuno. Il dato deontologico è molto significativo. Su questo punto gli studenti del passato, per esempio, ci sono molti studenti che hanno in corso in questo momento da noi, devono riferirsi al presidente del corso di studi, il presidente del corso di laurea di magistrato di giurisprudenza ha particolare attenzione a questo genere di problematicità. Quindi voi rappresentate al presidente questo genere di problematicità, perché lui su questo argomento interviene, e adesso con il nuovo consiglio di corso devo dire che ci sta anche una particolare attenzione maggiore rispetto al passato, ci sono meno garanzie meno garanzie di protezione, ci sono meno padri putativi del corso, quindi siamo tutti più o meno paritetici, c'è chi come me è meno paritetico, può darsi che soffre meno, senza stare indietro, quindi soffre un po' di questa mia paritetica, però siamo tutti paritetici, ci guardiamo negli occhi, ci parliamo con paritetica, sì, ci sono stati dei nuovi ingressi, ci sono ingressi in realtà persone che hanno grande apprezzamento da parte mia scientifico. Hanno molti difetti alcuni di questi nuovi ingressi dal mio punto di vista, però devo dire hanno un grande pregio, sono persone che lavorano, si impegnano anche per il nostro corso di studio, quindi io su questo lo sottolineo particolarmente. Invece un'altra domanda è la prospettiva, poi do la parola al professore Bencati, il nostro precedente rettore, è i studi giuridici. Ecco, io ho portato questo studio di diritto e menzogna consigliando di studiarlo, di guardarlo, per chi si vuole iscriverlo, perché è in corso, perché diventa un'occasione anche di riflessione. Qui si parla degli avvocati, dei giudici, delle accademie, e i studi giuridici, lo diceva prima molto bene Ernesto, sono in crisi. Noi abbiamo invertito la tendenza, qui c'è un'opportunità. Sono in crisi perché fondamentalmente hanno perduto quel nocciolo culturale, fortemente di taglio umanistico da cui provenivano, cioè sono gli ozia letterarie sono diventati più difficili da praticare, quindi sono diventati tutti dei grandi burocrati, dei grandi operatori. Qui c'è un riferimento a Chiarloni, che è un docente, un ordinario storico di diritto processuale civile, che ha fatto lì, ha scritto un libro in cui parla molto di questa cosa. Adesso che cosa abbiamo? Diritto processuale civile, noi consideriamo che la realtà processuale è molto diversa da quella che noi insegniamo, perché nel senso che noi insegniamo una teoria delle cose che poi riscontrate con la realtà, i processi civili durano quello che durano, poi ci sarà una statistica impressionante, i processi penali non ne parliamo proprio, abbiamo 9 milioni di pendenze processuali in Italia, una cosa che ovviamente rasenta il quindicesimo mondo, non il quarto, qui come il quindicesimo mondo, abbiamo ovviamente dalla Corte Europea di dell'uomo siamo i più sanzionati in Europa, siamo massacrati per i nostri processi, per le condizioni degli istituti penitenziari, siamo massacrati, abbiamo illustre avvocati di procedura penale, un penalista che ci può confermare ovviamente quello che sto dicendo. L'esperienza è quindi che con cui vi confrontate è raccapricciante, molto spesso raccapricciante. Una battuta che veramente siamo in chiusura, perché deve partire quel professore, come abbiamo detto, per la salvaguardia dell'unità familiare. Il diritto processuale civile è uno dei temi più caldi, anche proprio il diritto e menzogna. Noi insegniamo delle cose ai ragazzi, i ragazzi sicuramente in realtà rimangono basiti, senza parole di quello con cui si confrontano. Ecco, una proposta di realtà e di verità che in qualche modo noi possiamo dare anche nel nostro corso di laurea magistrale in giurisprudenza, dicendo quello che vi insegniamo delle cose, ma
non rimanete troppo esterrefatti, qualche cosa ve la possiamo fare anche per voi dopo che vi siete laureati, non solo insegnandovi come fai tu negli ambienti simulati che cosa accadrà, ma anche come può accadere quello che accadrà, ma anche e soprattutto che cosa possono, come si possono porre nei confronti di questo futuro per loro, non solo incerto, ma nel momento in cui hanno quell'impatto che abbiamo avuto noi, che hanno tutti gli studenti, che è abbastanza traumatico con la realtà processuale. Guarda, Felice, senz'altro, io ho detto, per quanto mi riguarda, questo corso di teoria pratica del processo civile in ambienti simulati credo che sia una risposta, perché poi io ne ho parlato rapidamente, però lì bisogna avvicinare i ragazzi il più possibile effettivamente a questa realtà. A me mi colpisce molto il fatto che dopo aver terminato il corso di procedura civile, molti ragazzi, sentendo il professore che parla alla cattedra, dico: professore, ma lei che farebbe allora per risolvere tutti i problemi sostanzialmente del processo civile? Questo io dico sostanzialmente che anche qui ci vorrebbe un po' di maggiore onestà intellettuale, nel senso che molte riforme sono dei palliativi. No, quindi se non si investe nelle strutture, nei tribunali, non ci prendiamo in giro. No, io faccio sempre l'esempio, dico, noi potremmo anche immaginare che un processo civile si debba chiudere in un'unica udienza e che il giudice debba decidere necessariamente quell'udienza, sarebbe subito trovato lo stratagemma, il processo dovrebbe durare comunque 3 o 5 anni se quell'udienza viene fissata a 3 anni o a 5 anni. È chiaro cosa voglio dire, nel senso che al di là dei discorsi astratti poi c'è una dimensione concreta che non si può, quindi la risposta è: primo, ciascuno di noi nel singolo insegnamento che dà non può fare dei discorsi astratti, bisogna dare una dimensione, io dico non solo la dimensione applicativa ma un'aderenza alle realtà, in modo tale che i ragazzi possano anche comprendere quella che è la vera importanza del diritto. E torniamo al disamoramento. Per il disamoramento ho visto, perché molto spesso la facoltà di giurisprudenza è quella residuale, io non so bene cosa fare, sai che fa? Mi iscrivo a giurisprudenza, una volta per le maggiori prospettive di lavoro, forse adesso neanche questa può essere un'argomentazione, però già questa è una prospettiva che non preme, perché in fondo mi piace il diritto, ha una sua rilevanza straordinaria, no? Per l'incidenza che può avere nella realtà, quindi ognuno di noi dovrebbe cercare di trasmettere questo ai ragazzi, perché solo così riesci a, cioè in fondo quello che io, se io ho dedicato i miei studi, la mia vita allo studio del diritto processuale civile, perché mi piace, ci credo. Credo che studiando queste materie posso, individuando delle soluzioni, dei iure condendo altro, avere un'incidenza nella realtà, nella vita di ciascuna delle persone particolarmente significativa, perché se un giorno si faranno delle riforme e questi processi civili non dureranno 50 anni, cioè ci sarà veramente un'effettività della tutela giurisdizionale, le ricadute a livello di sistema sono straordinarie. Cioè, se solo ci pensate, no? Io in fondo ormai siamo nella realtà, per cui bene, io so che c'ho ragione. Però anziché far causa perché devo pagare l'avvocato, passeranno 5 anni, meglio lasciar stare, è di una tristezza infinita. Diceva Chiovende, il tuo grande maestro, chi ha torto fa le cause, chi ha ragione non le fa. Però questo è tristissimo, perché a livello di sistema tu ti rendi conto che poi questo significa che i curvi vanno avanti, che chi ha ragione passa indietro, no? E poi quello che riesce a trovarsi meglio in questa realtà è quello che si attrezza per evitare di andare incontro alle conseguenze. Non il poveretto che non prende tutte le cautele quando fa il contratto, o non si vuole sbarcare dalle spese. Quindi questo dico, il diritto potrebbe avere dovrebbe avere una straordinaria importanza, quindi ognuno di noi nell'insegnamento della materia dovrebbe far passare questo messaggio, insegnare molto di meno delle cose soltanto astratte, ma di vedere quali sono le ricadute concrete, qual è l'utilizzabilità, e poi cercare con questi tirocini, con l'attenzione alla dimensione applicativa, di avere una marcia in più come corso di laurea, perché un ragazzo che entra in uno studio legale e ti scrive: io so già predisporre gli atti, so già fare una ricerca, so già utilizzare le banche date, ha 5 marce in più secondo me rispetto ad un ragazzo che non ha mai visto cos'è un'udienza. No, io descrivo un'udienza di chi il cancelliere fa il verbale, ma mai qualcuno ha visto un cancelliere che fa il verbale in udienza? Cioè io racconto una storia, cioè do una dimensione, il codice di procedura civile prevede che il processo civile sia questo. Io la prima volta che sono andato in udienza, io mi sono laureato a Firenze, le aule del tribunale sono molto vicine al mercato di San Lorenzo, entrato in un'aula civile lì per lì ho pensato di aver sbagliato, ho detto forse qui non è l'aula, forse è il mercato, nel senso ho trovato una serie di persone accalcate con un povero giudice che stava lì su, non sapeva chi dare i resti, chi si sbrigava prima a fare il verbale lo metteva sotto e veniva esaminata la sua causa. Chiaramente rispetto a quello che io ho studiato sul codice di procedura civile, il giudice, la sua stanza, l'udienza, il cancelliere che verbalizza, viene chiamato di testa, ho detto forse ho sbagliato, cosa ho studiato fino adesso, non è questo sostanzialmente.
Quindi dobbiamo dare ai ragazzi la possibilità di vedere cosa è un'udienza, concretamente, perché questo consente ai ragazzi di comprendere l'importanza di quello che studiano. Anche la procedura, uno se la fa, cioè, diventa qualcosa di inaccettabile, come dire, di pesantissimo. Se poi vediamo quali sono le ricadute pratiche, forse diventa, uno ne coglie l'importanza di comprendere effettivamente l'istituto. Eccetera. Io mi fermo che non sono matrimonialista, ma voglio occuparmi di te. No, cioè, tu vedi una parola finale e poi ti leggo la parola. La parola finale lui deve andare via, quindi innanzitutto no, fa una battuta. All'Università di Sardegna posso togliere la procedura civile. Detto questo, quel volumetto là, quel del Bian, mostra l'entusiasmo, il valore e l'impegno dei giovani nostri docenti della facoltà di giurisprudenza, che vanno dal nero al brizzolato e che danno appunto questa nuova atmosfera, danno questa nuova atmosfera che c'è appunto nel nostro corso di laurea. Vorrei dire qualcosa sulla crisi di giurisprudenza. Secondo me è una crisi generale dell'università e del nostro paese, soprattutto dello scollamento tra scuola, università e società, perché secondo me il nostro paese oggi non ha una strategia, per cui il paradosso è che noi abbiamo pochi laureati e quei pochi laureati sono tutti disoccupati. Quindi c'è qualcosa su cui discutere a lungo, così come sull'orientamento. Ai nostri tempi la maturità la facevamo a luglio, poi a dicembre iniziavamo i corsi, avevamo un po' di tempo per adattarci. Oggi invece a luglio la maturità e gli esami, la quotidiana, i corsi di accesso, di accesso, eccetera, eccetera, e a settembre subito, a dicembre gli esami, il ragazzo si trova già imbambolato. La crisi di giurisprudenza. Giurisprudenza prima era quel corso di laurea che dava accesso alle professioni forense, eccetera, eccetera, oppure era la classe dirigente. Poi successivamente era un po' come lettere, no? Vado a lettere alla giurisprudenza, un corso culturale. Oggi sta cambiando la prospettiva, secondo me giurisprudenza la dobbiamo guardare in un'altra ottica, non soltanto per la scuola forense o altro, ma un corso di laurea formativo, fortemente culturale deve essere, che poi ti dà prospettive diverse che tu ti cerchi nella vita, un po' come la filosofia oggi. La filosofia non è più per fare il filosofo o il docente di filosofia, ma per fare tante cose anche nell'industria. Allora il laureato di giurisprudenza deve anche pensare che può andare nell'industria, che può fare tutta una serie di attività che hanno bisogno di una certa formazione di base. Allora, se guardiamo in questa ottica, si aprono nuove prospettive per la laurea di giurisprudenza. Sì, certo. E allora in questa ottica forse noi dobbiamo cominciare anche a ragionare, e gli studenti devono guardare al corso di giurisprudenza anche sotto altra luce, non soltanto per fare l'avvocato o il notaio. Quello che ci dà piacere, perché ci vuole un dialogo interdisciplinare anche tra soggetti diversi, cioè, persone studiano cose diverse. Va bene, mi fermo qua, che è anche la preside dell'istituto. Volevo solamente, ciao dell'istituto Carafa, Giustiniani, e la ringrazio di essere venuta. Volevo solamente ricordarvi che noi mercoledì prossimo ci vediamo regolarmente su tutto come sempre, però stiamo cercando di organizzare un po' questo evento. Abbiamo messo sul sito una nuova rubrica che si chiama legata molto alla letteratura, legata alla poesia. Vi pregherei di guardarla questa rubrica che sta sul sito, la vedete tramite il home page, perché ci terrei che alcuni dei giovani mandassero le cose che loro scrivono, le mettiamo sul nostro sito della fondazione, che tutti possano partecipare a questo piccolo concorso di poesia che abbiamo indetto per il 2014. Stiamo realizzando il progetto, tra l'altro vi anticipo che abbiamo avuto quasi tutti i progetti per il nostro corso, la nostra iniziativa di poesia in musica, fine giugno 2014. La cosa che mi fa molto piacere è che venga Luca Quino, questo grandissimo jazzista sannita che verrà a suonare le terre di Telese il 29 giugno. Ci ha dato anche una grande disponibilità, lo ringrazio dal punto di vista economico, come in questo momento è forse il miglior jazzista italiano, uno dei maggiori jazzisti europei, in questo momento sta a Parigi, sta facendo una tournée che parte da Parigi. Lo ringrazio anche di questo, e poi vedrete, avremo delle novità particolarmente significative di questo festival, a cui tengo particolarmente, perché ritengo un rapporto tra poesia e musica, siano dei rapporti decisivi per la narratività di cui ci parlava prima, anche del legislatore di cui ci parlava prima il mio amico Ernesto. Facciamo un applauso a Ernesto.